Buonasera e benvenuti a questa finale playoff. Chi vi parla è Luca Marino e accanto a me Antonio Cilà. Finale playoff che avete di fronte a Acura contro Maravillas. Gli Acura che si sono avvicinati ai piedi della zona promozione diretta arrivando terzi, mentre i Maravillas un campionato un po' così discreto, possiamo dire, alla fine sono arrivati l'ultimo posto disponibile per i playoff sesti. Diciamo un campionato altalenante con le Maravillas che rischiavano addirittura quasi di non rientrarci, mentre gli Acura sono stati beffati all'ultima tornata perdendo nello scontro importantissimo con i Team Chiumiano, vincitori del, diciamo, del girone di Serie C. Da segnalare l'assenza degli Acura di Caruso, che è sicuramente l'uomo fondamentale di questa squadra, però comunque ci sono elementi validi come Palma, Rizzo, sicuramente se la possono giocare. La partita sta per iniziare, ci vediamo tra poco. È tutto pronto, signor Basile, si sta assicurando che i portieri siamo pronti per fischiare l'inizio di questa finale playoff tra Acura e Maravillas. Gli Acura che sono 5 contatti con l'articolo 11 Presti Filippo dai Borussia Vagabondi, mentre al gran completo i Maravillas, come abbiamo detto in introduzione. Sì, tutto pronto, vedremo cosa riusciranno a combinare questi Acura senza il loro bomber Toto Caruso, che sicuramente la sua assenza pesa, però c'è un Palma in grande forma nelle ultime giornate. Palla dentro, palla per Rizzo che fa un ottimo movimento, poi viene murato, Presti Filippo che prova a difendere il pallone senza fallo, Presti Filippo con la punta, impegna Tumminello che smanaccia fuori, primo pericolo per la porta degli Maravillas. Sì, qui subito l'occasione per Presti Filippo. Nel frattempo ancora pallone per Acura. La respinta quindi di un grande Tumminello, sempre molto attento, uno dei candidati per il premio di miglior portiere della Serie C. D'Adorno prova una sponda improbabile per il compagno che non aveva seguito. Fa ottima guardia Palma che può riorganizzare la offensiva qua. Rischia tantissimo, attenzione, palla che arriva Adorno. Adorno a tu per tu col portiere. Adorno la sblocca lui. Maravilla, sei in vantaggio. Qui c'è stata un grande furbizia quella di Adorno, che è riuscita a spiazzare il portiere, a metterla dentro per il vantaggio Maravillas. Sicuramente Adorno si sta confermando per quello che è uomo squadra della formazione nera. Attenzione, grave questo in disimpegno per gli Acura che hanno regalato palla agli avversari. Pallone per Greco che vede la porta, prova la conclusione. Tumminello controlla la traiettoria del pallone che si spegne sul fondo. Sì, fino adesso gli Acura provano queste conclusioni da fuori che non impensieriscono Tumminello. Non sono ancora riusciti ad arrivare in porta, intanto qui Adorno tutto solo. Attenzione, Adorno ancora tu per tu col portiere. Adorno, pallone sporcato da Greco. Attenzione, liberissimo, quella palla che rimane lì, la pareggia, Monteverde. Sì, sicuramente da quando Monteverde è uscito dalla porta è cambiato il gioco degli Acura. Adesso c'è stata questa conclusione di Palma dove poi Monteverde si è fatto trovare pronto sulla respinta. 1-1 Acura e adesso la partita penso si infiammerà, Luca. Assolutamente, Antonio, da rimarcare la grandissima parata di Tumminello sul primo tiro, poi nulla ha potuto sulla tapin di Monteverde. 1-1 il punteggio dopo 15 minuti di gioco. Greco sul pallone, cerca Rizzo, sbagliato poi il tacco di quest'ultimo, pallone dentro per Ferrantello, pallone sotto le gambe di Presti Filippo e si riporta davanti i Maravillas. E qui c'è stata la classica ripartenza di Ferrantello, ha recuperato il pallone, ha cercato lo scambio qui con Benigno e l'ha messa dentro per il nuovo vantaggio. Ottimo il contropiede dei Maravillas sull'errore degli Acura. Verde per il calcio d'angolo, pallone che arriva a Greco, solo Rizzo dentro l'area di rigore, non riesce a domesticare questo pallone. Poi pallone lungo per Adorno, ha tu per tu col portiere, Adorno col pallonetto di poco alto, pericolo per gli Acura. E che occasione qui sprecata da Adorno, che poteva saltare il portiere, invece ha cercato la giocata, la palla si è alzata sopra la traversa, intanto riparte Palma. Palma si allunga troppo il pallone, fabbricatore glielo sporca, Guttilla interviene, ricomincia per Adorno, attenzione, un 3 contro 2, ancora Adorno, allarga verso Guttilla con l'esterno, pallone troppo lungo a mio avviso quello di Adorno. Fabbricatore alza questo pallone per Guttilla, la stoppa col petto, pallone giocato dietro verso Adorno che la prova al volo, è un gran gol questo di Adorno, doppietta per lui, grandissima azione Maravilla, 3-1. È veramente fantasista puro Adorno, con questa conclusione l'ha dimostrato, gran gol, veramente è sempre stato fin dall'inizio in partita e sta trascinando i suoi verso la Serie B. Adorno, Guttilla con l'esterno, ancora per Adorno, ottima accelerazione, ancora Adorno, tu per tu col portiere, Adorno, Presti Filippo, gli chiede tutti gli spazi, poi Rizzo, perde ancora palla, Guttilla, pallone di poco al lato. Veramente incredibile, errore di Adorno poc'anzi contro Presti Filippo, che sicuramente non è un portiere.
poi Guttilla recupera questo pallone, la mette al lato, quasi un calcio di rigore quello di Guttilla. Errore clamoroso, Verde riesce a liberarsi di un avversario, qualche dribbling di troppo, riesce a sporcare il pallone a donna, poi il pallone che ritorna a Monteverde, che prova la conclusione col sinistro, alta sulla traversa. Nel frattempo fischia il signor Basile a fine del primo tempo sul 3-1 per i Maravigli, si è tutto un po' sorpreso il Poli. Sì, sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più degli Acura, però viste le grosse assenze in 4 più un articolo 11, diciamo, ci stanno provando con queste conclusioni Monteverde e Palma, vedremo se riusciranno a rimontare nel secondo tempo, mentre i Maravigliaz veramente ordinatissimi in difesa con un Adorno in grande spolvero. Una prestazione esatto come è stato ordinata, stanno concedendo davvero poco agli avversari che oltre alla conclusione da fuori hanno fatto vedere davvero poca roba. Fischia il signor Basile, comincia la seconda frazione di gioco con Palma, supera di netto Guttilla, poi Monteverde col pacco per Rizzo, ancora per Monteverde, impegna così Tumminello, attentissimo comunque il numero uno dei Maravigliaz. Sì, e qui è stato bravissimo Monteverde a cercare di beffare Tumminello, ma Tumminello veramente sta dimostrando di essere un grandissimo portiere, intanto calcio d'angolo deviato, ancora altra opportunità per gli Acura. Gerbino, pallone per Fabbricatore, Fabbricatore, attenzione, doppio numero, Fabbricatore, palo clamoroso, prima la canna rimane là, ancora Fabbricatore che prova ancora la conclusione, facile, presti Filippo, sali, prova di sopra. E nella prima conclusione Fabbricatore si è intestardito perché c'era Ferrantello tutto solo dentro l'aria, peccato, comunque ottimo presti Filippo in porta, non è un portiere, però diciamo sta salvando un po' Iacura. Greco dalla bandierina, ha fatto l'ottimo momento Monteverde, poi sbaglia completamente il calcio d'angolo. Greco si può distendere in contropiede con Ferrantello, i Maravigliaz. Ferrantello, Ferrantello col destro, immobile presso Filippo, Ferrantello non trova la porta. Sì, è partito velocissimo Ferrantello in questo contropiede, poi alla fine non è riuscito a controllare bene questa palla che si è spenta alla sinistra di presso Filippo. Gerbino sul pallone, cerca solo Ferrantello, pallone sul sinistro, Ferrantello lo incrocia e anche per lui arriva la doppietta, tiro chirurgico questo. Sì, veramente tiro a incrociare, perfetto, imparabile questo per Presti Filippo, e continuano a dilagare adesso i Maravigliaz, se è quasi impossibile una rimonta da parte degli Acura verso lui. 4-1 il punteggio quando mancano 15 minuti alla fine del match. Serve un Adorno liberissimo, ancora un 3 contro 2, porta palla Adorno, Adorno che prova la conclusione, la smanaccia Presti Filippo, poi la palla che rimane là e ancora Presti Filippo sul tiro di Benigno che ha sbagliato una ghiottissima occasione. Sì, ma veramente i Maravigliaz, tiri troppo centrali, si stanno divorando tantissime occasioni da gol, Presti Filippo è bravo a restare in piedi su ogni conclusione. Tumminello sul pallone, vediamo se troverà la conclusione. Tumminello impensierisce Presti Filippo con i piedi, la mette in rimessa laterale. Sì, sembrava quasi una conclusione strana questa di Tumminello, intanto è arrivata fino in porta e ha impensierito Presti Filippo. Benigno sul tabella, ancora Ferrantello, la chiude lui a doppia mandata questa finale. Antonio, e che partita sta facendo il ringhio dei Maravigliaz Ferrantello, bravissimo in tutte le fasi del gioco, sia in difesa che avanti. Una partita veramente da 8. Ferrantello. Ferrantello, pallone sul sinistro, ancora Ferrantello, può provare la conclusione. Ferrantello! È un gran gol questo di Ferrantello. Pallone che si incastona all'incrocio dei pali. Mamma mia che gol che ha fatto Ferrantello, però che leggerezza della difesa degli Acura che continuavano a discutere con l'arbitro piuttosto che coprire sull'avversario. Ormai gli Acura hanno mollato. Maravigliaz, possiamo dire ormai in Serie B. Serie B assolutamente, punteggio sul 6-1. Schiacciante questa vittoria. Palma ancora per Rizzo. Già chiuso la traversare. Prova lo stesso la conclusione e trova anche lui un gran gol, Rizzo. Sì, Rizzo ce li ha questi numeri, l'ha provato poco in questa partita, queste conclusioni, finalmente è riuscito a far esplodere il suo destro, Tumminello non ha potuto nulla. Almeno una visuale completamente ostruita Tumminello. Sì, almeno comunque c'è un po' di gloria da parte degli Acura, che devono cercare almeno di onorare la partita fino alla fine. Adorno, accompagna Benigno, Adorno, Adorno, bella la scivolata di Greco.
che interviene sul pallone pulito e si lancia. Poi prova la conclusione, prova questo pallone alla metà campo, bravissimo Tumminello con un colpo di regno a mettere in calcio d'angolo. Sì, qui veramente è bellissima la parata di Tumminello, intanto il palo ancora di Greco, poi la palla che rimane lì in rizzo, chiuso poi da Dorni. Veramente è bellissimo l'intervento di Tumminello, questa palla che si è alzata. Poi ancora Riccio, ancora Tumminello, Presti Filippo, chiuso da Gervino. Per Fabbricatore, a tu per tu col portiere, Fabbricatore alla piazza e c'è gloria anche per lui. Partita sul 7-1. Completamente dimenticato da Iacura, che ormai non coprono nemmeno più, tanto il tempo non è dei migliori. Questo Basile fischierà la fine di questa partita e inizierà la festa di Maravillas. Gervino, Ferrantello, nel frattempo anche Tumminello vuole trovare la gloria personale. Ferrantello! E invece trova lui, il pokerissimo, e finisce qui la partita. Questa è la festa per i Maravillas, che trovano una promozione in Serie B bellissima. Partita stradominata che si conclude sul punteggio di 8-1. Sì, veramente implacabile Ferrantella, ha voluto cercare pure il quarto gol. Festa dei Maravillas che torna in Serie B. Sicuramente Tumminello è stato fondamentale per la parte finale del campionato per i Maravillas. Diciamo che è peccato per Iacura che non si sono presentati con gli uomini migliori, quindi resteranno in Serie C e li vedremo l'anno prossimo. Un altro campionato targato a progetto Interschool, quindi volge oggi alla conclusione questa Serie C sempre piena di talenti e bellissime partite. Ti ringrazio Antonio per il contributo di quest'oggi. Grazie a te Luca. Alla prossima e buone vacanze. Maravillas, finale playoff dominata. Serie B conquistata ragazzi con una prestazione sontuosa, avete demolito gli avversari 8-1. Sì, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato molto bene, io non c'ero però ho visto, abbiamo giocato molto bene, però c'è da dire... C'è da dire che la loro mancava Caruso, quindi comunque è un ottimo, è un punto fondamentale degli Acicura appunto. Però abbiamo giocato bene, ci hanno messo sempre in difficoltà lo stesso, comunque abbiamo giocato benissimo. Ce la siamo meritata. Prestazione difensiva impeccabile, vi chiudevate dietro a Riccio, avete concesso nulla agli avversari, sono i tiri da fuori su cui Tumminello sì, tranquillo interveniva. Il miglior portiere della Serie C deve essere, no? Sicuramente. Ci speriamo. Adorno, anche tu, prestazione davvero importante, hai dato quella grinta necessaria ai tuoi compagni. Peccato che il finale è un po' nervoso con gli avversari, però va bene, siamo contenti così. Ora di nuovo B2 quindi. Può essere, non confermiamo niente. Sì, sì. Confermiamo, può essere. No, vince la facciamo. B2. Allora ragazzi, grazie, in bocca al lupo per l'anno prossimo e complimenti. Grazie.